La vado a cercare, mi attacco alle caviglie. Lo so, già gli ho scritto prima, ma vieni stasera. Mi attacco alle caviglie, quindi Alessia sicuramente. E poi guarda, no, negli anni più o meno sono venuti tutti. Infatti è difficile trovare un nome. Sì. Ligabue. Ligabue, aspetta anche. C'è stasera Ligabue? Non c'è? Niente, allora stasera Alessia Marcucci. E poi Ligabue. Dimmi. Sale, io voglio capire in famiglia che cosa ti dicono, soprattutto i tuoi bambini, ragazzi. Ma una mazza. No. No, perché tendenzialmente vanno a dormire presto andando a scuola, non sono molto interessate a quello che faccio. La grande sarà appassionata a X Factor proprio nel momento in cui l'ho lasciato, quindi quando diventava interessante per i suoi compagni potevo essere merce di scambio, comunque non valevo più niente lo stesso. No, non seguono molto. Quanti anni hanno adesso? 11 la più grande e 7 la più piccolina. Quindi Mare Fuori ancora è troppo presto. No, non hanno ancora. E non ti dicono vorrei quest'altro, non ti danno indicazioni su ospiti? No, no, okay. No, no. Ogni tanto mi chiedono, ma tu questo lo conosci? Io dico sì, e gli si illumina il volto, poi però si dimentica. Grazie. Ciao. Ale, ma dove devo? Alessandro, ti parlava di un passaggio del programma inizialmente in prima serata. Saresti stato d'accordo? No, perché no, è un programma questo è un programma da seconda serata, e quindi a me piace continuare a farlo lì. Poi, insomma, prime serate, probabilmente quest'anno qualcosina faremo, ma non credo il mio programma. Senti, ma come si fa a convincere dei nomi così importanti ad andare in seconda serata? Perché non è facile, sei un po' come Fiorello, lui convince a starsi presto la mattina e tu ad andare in seconda serata. Gli facciamo fare le ore scomode. Cercando di impegnarsi per fare in modo che le cose che poi gli proponi vengano bene e poi funziona un po'. Guarda, soprattutto dopo i primi anni funziona molto col passaparola, insomma, chi viene si trova bene, dice ai suoi colleghi che si è trovato bene, quindi poi diventa un po' più semplice coinvolgerlo. Ma qual è il nome che ti ha fatto più penare? No, non ce la guarda, sono sempre molto disponibili. Quando non si riesce perché gli impegni sono tanti e magari non si riesce a incastrare, però sono sempre molto disponibili tutti. Perfetto, grazie mille. Ciao.